Macchiello, nato a Torino nel maggio del 72, dopo la laurea in giurisprudenza che consegue nel 96 in diritto costituzionale. Sceglie di concentrare le sue energie nell'educazione alla legalità, all'accoglienza, alla lotta alle mafie e alle ingiustizie. E fin dalla scuola poi è attivo nel mondo del volontariato cattolico. C'è un cursus che parte dal mondo salesiano per passare al Cottolengo e poi approdare nella JOC. E nella JOC resta legato per diversi anni, ricoprendo incarichi di responsabilità nella Federazione di Torino. Nel 99 poi comincia l'avventura dell'associazione ACMO Onlus, ed è quella in base alla quale abbiamo avuto l'occasione, credo, di conoscere Davide, di cui è presidente fino al 2010. Dal 2002 al 2010 è referente regionale di Libera Piemonte e dal 2009 fino a luglio del 2012 è stato membro dell'ufficio di presidenza di Libera con responsabilità sull'organizzazione territoriale nazionale. Fino al settembre 2015, praticamente ieri, è stato presidente della Fondazione Benvenuti in Italia. Svolto e svolge un'intensa attività di animazione di eventi, di incontri e iniziative pubbliche sulla lotta alle mafie, la legalità, la sicurezza scolastica, è stato autore di diversi libri. Nel 2013 è stato eletto nella circoscrizione Piemonte 1, nella lista del Partito Democratico, iscritto al gruppo parlamentare dell'omonimo partito ovviamente, ed è dal maggio del 2013 componente della Commissione Giustizia e poi dall'ottobre dello stesso anno membro della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. È stato co-firmatario di, come detto, diverse proposte di legge. E questa in sintesi è la presentazione di Davide. Colgo l'occasione, col permesso del Presidente, di dare un benvenuto anche a Elda Casetta, che questa sera è venuta a trovarci per assistere appunto alle relazioni di Davide, e quindi benvenuta. Grazie. Buonasera e grazie per questa opportunità che mi fa piacere tutte le volte che si realizza. Alcuni di voi, non so quanti dei presenti, conoscono Cascina Carcia e alcuni dei presenti c'erano in Cascina quando ci siamo incontrati l'ultima volta. Prendo le mosse da Cascina Carcia, intanto perché la memoria di Bruno Carcia è una di quelle memorie che ci accomuna, e poi perché durante quella serata io ho preso la parola per raccontare qualcosa di quella Cascina, e poi raccontai anche che eravamo alle prese in Parlamento, in Commissione Giustizia, in Commissione Antimafia, con un'importante riforma, la riforma del codice antimafia e in particolare la riforma delle misure di prevenzione patrimoniali e quindi tutto il tema dei sequestri e delle confische, dei beni immobili ma anche delle aziende. Mi fa molto piacere cominciare questa riflessione insieme a voi questa sera con una buona notizia, cioè che questa mattina io arrivo da Roma, in Commissione Giustizia Camera abbiamo finito l'esame della riforma del codice antimafia. Ci stavamo lavorando allora ed era giugno, luglio, era giugno perché era la memoria dell'omicidio di Bruno Carcia e quindi era il 26 di giugno, erano quei giorni, e oggi la Commissione Giustizia ha finito l'esame del testo, saremo in aula il 6 di novembre e mi fa piacere cominciare da qui. Perché se è importante, e credo che sia importante, fare memoria e costruire cultura, e tra poco vi racconterò qualche cosa di questo libro, è altrettanto importante che questa memoria e questa cultura poi si trasformino in azione politica. Noi almeno l'abbiamo sempre intesa così, e quindi se ci siamo impegnati in tutti questi anni per come abbiamo potuto e saputo nell'aggregazione, nell'educazione, nel lavoro con i ragazzi, nelle scuole, nei beni confiscati, abbiamo sempre fatto tutto ciò con un obiettivo chiaro: trasformare tutto ciò in azione politica, mettendoci a servizio a mano delle istituzioni democratiche del nostro paese. E quindi questa riforma del codice antimafia, che un po' per volta prende forma, è per me e credo per noi una buona soddisfazione. Insomma, io sono il relatore per la maggioranza di questa riforma, affrontiamo l'aula a partire dal 6 di novembre.
Spero che il lavoro venga coronato da successo già entro il 2015, che quindi la Camera approvi la riforma già nel 2015. Spero, e stiamo lavorando perché ciò avvenga, che i senatori apprezzino il lavoro che stiamo facendo alla Camera, di modo che poi approvino sine glossa quello che noi licenziamo alla Camera, in modo da avere finalmente questa riforma tanto attesa. Non entro adesso nel merito della riforma, non è questo il motivo per il quale mi avete invitato, però insomma speriamo che col 2016 questa riforma entri pienamente in vigore. E punto a capo, il motivo per il quale mi avete proposto questa serata è questo libro. Lo inquadro velocemente, poi così in base a quelli che sono i vostri interessi dialoghiamo un po' insieme. Come è stato detto, io sono membro della Commissione parlamentare antimafia. Quando si entra nella Commissione parlamentare antimafia, almeno per uno come me, sicuramente non è un punto di arrivo, ma è un momento di bilancio e di riflessione, perché quando entri nella Commissione parlamentare antimafia, arrivando da oltre 15 anni di militanza sociale su queste tematiche, ti rendi conto di avere tra le mani una grande occasione. Una grande occasione che spero e speriamo di non sprecare. Il libro nasce da questa esigenza. La Commissione parlamentare antimafia nel 1992-93, così per calarmi subito su fatti che sono per me fondamentali, che stanno dentro questo libro, la Commissione parlamentare antimafia tra il 1992 e il 1993, presidente un torinese, Luciano Violante, fece un lavoro straordinario in un momento eccezionale. Perché la Commissione parlamentare antimafia tra l'ottobre del 1992 e l'aprile del 1993, in quei mesi nei quali il tritolo e le pallottole mafiose diedero tregua al nostro paese, perché ottobre 92 vuol dire che c'erano già state le stragi di Capaci e Via D'Amelio e non solo. Aprile 93 vuol dire che sarebbero di lì a poco ricominciate le bombe, prima quelle in Via Fauro e si salvò Maurizio Costanzo, poi purtroppo non scampò nessuno in Via dei Giorgofili a Firenze e poi Milano e poi Roma. La coincidenza volle che la Commissione parlamentare antimafia presieduta da Luciano Violante tra l'ottobre del 92 e l'aprile del 93 decise di fare un lavoro che io considero di straordinaria importanza e che quindi ho pensato, abbiamo pensato insieme a Nando Dalla Chiesa, figlio di Carlo Alberto Dalla Chiesa, presidente onorario di Libera, docente universitario a Milano, grande amico, perché c'è anche un suo saggio storico in questo libro, abbiamo pensato di riproporla. Che cosa fa Luciano Violante in quel fazzoletto di mesi con la Commissione parlamentare antimafia? Decide di assumere in commissione un atto giudiziario di per sé fragile, di per sé del tutto interlocutorio, sicuramente non un atto giudiziario supportato dalla sacralità di una sentenza di Cassazione, che in questo paese se non c'è la Cassazione sembra che non si possa dire niente. No, invece Luciano Violante e la Commissione parlamentare antimafia acquisiscono un'ordinanza di custodia cautelare. Un'ordinanza di custodia cautelare che mandava in carcere una ventina di presunti mafiosi palermitani che si riteneva allora, e poi il processo avrebbe dato riscontro positivo, coinvolti nell'omicidio dell'onorevole Lima, 12 marzo 1992. Ricordiamo tutti che quella stagione passata alla storia come la stagione delle stragi comincia con quell'omicidio molto particolare, l'omicidio di Salvo Lima, 12 marzo 1992. 12 marzo, ottobre, c'è questa ordinanza di custodia cautelare, portano in carcere una ventina di mafiosi, la Commissione parlamentare acquisisce quell'ordinanza e dice fermi tutti, noi adesso non ci occupiamo di nient'altro, prendiamo questa ordinanza, la leggiamo insieme, perché dobbiamo capire e dobbiamo far capire al Paese cosa sta succedendo nella Sicilia occidentale e cosa sta succedendo non tanto sul piano delle responsabilità penali, le quali devono essere accertate dalla magistratura penale e non da un organismo parlamentare, per carità, ma dobbiamo capire e far capire al Paese cosa sta succedendo sul piano del sistema relazionale.
Abbiate pazienza, per chi è cultore della materia già qui ci si comincia ad appassionare, perché la Commissione parlamentare antimafia è una commissione d'inchiesta e in quanto commissione d'inchiesta ha poteri quasi del tutto equipollenti a quelli della magistratura. L'unica cosa che non possiamo più fare da commissari dell'antimafia è ordinare l'arresto di qualcuno. Al netto dell'ordine di arresto, la Commissione parlamentare antimafia può comportarsi come la magistratura. Per fare che cosa? Per scrivere al posto della magistratura delle sentenze penali? No, no. Sarebbe sbagliato, sarebbe contraddittorio, sarebbe controproducente. Per fare che cosa? Per acquisire di prima mano informazioni altrimenti riservate. Gli strumenti e i poteri equipollenti a quelli della magistratura messi nelle mani di un organismo parlamentare servono a mettere quell'organismo nelle condizioni di informazione, acquisizione di saperi di prima mano come se fosse la magistratura. Quei saperi, una volta che tu li hai acquisiti, come li usi? Per scrivere sentenze? No. Per fotografare la società? Sì, sì. Per fare una radiografia degli equilibri di potere, sì. Per dire chi e come si avvicina a certi ambienti, ne è limitrofo, ne è intraneo, sì, questo sì, questo sì. Poi la magistratura penale dovrà stabilire le responsabilità personali, penali, rispetto a determinate condotte che il codice penale chiama crimini, reati e quant'altro. Luciano Violante, quella commissione, con grande coraggio, questa cosa la fanno, e la cosa straordinaria è che in capo a quei pochi mesi offrono al Paese una relazione votata all'unanimità o comunque grandissima maggioranza che fa esattamente questo. E colpisce tanto più quel lavoro proprio per il periodo nel quale quel lavoro viene svolto. E c'è una fotografia impietosa e coraggiosa dei rapporti inopportuni, criminogeni, tra mondo politico e mondo criminale nella Sicilia occidentale. Da allora basta. Da allora non è più successo. E queste cose io, noi le sapevamo quando facevamo Libera, non me le sono dimenticate quando sono entrato in Parlamento e quando sono entrato in Commissione parlamentare antimafia. Da allora, 1992-1993, siamo nel 2015, la Commissione parlamentare antimafia, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, vuoi in un modo, vuoi in un altro, gli occhi e l'attenzione su quel periodo storico che per me, e non soltanto per me, per noi che studiamo questa materia, è quantomeno ricompreso tra il 1989 e il 1994, poi il 92 e il 93 sono i momenti apicali di quella strategia e di quello che succede, l'attenzione su quel fazzoletto d'anni non ce l'ha più fatta nessuno. Nella sedicesima legislatura, quindi la legislatura che ha preceduto l'attuale, la Commissione parlamentare antimafia, presieduta dal senatore, credo che fosse senatore Pisanu, ha lavorato per ben 4 anni sul periodo delle stragi. 4 anni di lavoro. Sembra che io mi stia contraddicendo. No, non mi sto purtroppo contraddicendo, 4 anni di lavoro, peccato che poi non ha votato nessuna relazione. E queste sono cose che io documento nel libro, e il contesto politico, nel quale è maturata questa assenza. Dopo 4 anni di lavoro, io quando sono entrato in Commissione parlamentare antimafia nell'ottobre del 2013 ho trovato montagne di documentazione, montagne di atti acquisiti, di audizioni fatte, un materiale straordinario, ma la Commissione parlamentare antimafia nella sedicesima legislatura non ha trovato sufficiente motivazione, non ha trovato il modo per votare una relazione. Tant'è vero che la sedicesima legislatura si conclude con le comunicazioni del presidente Pisanu, che dice delle cose anche interessanti. Peccato che un organismo parlamentare dice di sé alla storia quando vota un documento. I giudici dicono di sé alla storia con le sentenze, un organismo parlamentare dice di sé alla storia quando vota. Se non voti, scrivi libri, fai convegni, fai teatro, fai tante robe, ma non fai istituzioni.
e quel voto continua a mancare. Questo libro non è un libro che serva a svelare chissà quale verità inaudita, non ne ho la pretesa, ho la cultura del limite, so soprattutto di non sapere e di non aver capito ancora oggi, benché studi l'argomento ormai da molti anni, precisamente che cosa sia successo. Tra le cose poche che so, so che il Parlamento italiano non ha più voluto farsi carico di questa responsabilità. Questo libro, per me, che adesso sto in Commissione parlamentare antimafia, è prima di tutto un impegno morale. E visto che spesso, e spesso ha ragione, si dice che i politici chiacchierano e poi non fanno, io ho pensato di impegnare me stesso e di impegnarmi erga omnes scrivendo nero su bianco cosa penso che si dovrebbe fare, cosa ritengo che si potrebbe fare, auspicando che anche grazie al libro il dibattito in qualche modo si animi e si attivi e possa provocare e produrre qualche cosa, ritenendo, e poi faccio solo più un passaggio concreto e poi mi taccio, abbiate pazienza, ritenendo che la responsabilità della politica abbia un oggetto suo proprio autonomo, abbia un suo metodo autonomo e che quindi sia un errore culturale gravissimo abdicare a questa responsabilità delegando all'autorità giudiziaria la scrittura della storia. L'autorità giudiziaria ha una responsabilità fondamentale, ha un oggetto suo proprio, ha un metodo suo proprio, ma i magistrati più onesti sono i primi che ci avvertono del fatto di essere, quando va bene, notai del passato. E il magistrato penale si muove entro regole molto stringenti. E quando il magistrato penale certifica un pezzo di realtà chiamandola verità giudiziaria, sa se è onesto che ha potuto certificare solo quel pezzo di realtà che è riuscito a subordinare ad un sistema probatorio molto preciso. La realtà non si ferma a quella realtà, la verità non si esaurisce in quella verità. E la politica deve assumersi questa responsabilità. Invece sono anni che la politica tende a scantonare questa quota di responsabilità, per cui se c'è la sentenza di Cassazione che dice che una cosa è andata in un certo modo, allora vuol dire forse che è andata in quel modo lì, ma se non c'è una sentenza di Cassazione che dice che le cose sono andate in un certo modo, noi dobbiamo tacere e non possiamo permetterci di. Ecco, lì in mezzo c'è qualcosa che a mio avviso, e fortunatamente non soltanto a mio avviso, persone molto più autorevoli di me, non funziona, lì dentro c'è una distanza. Anche per questo è così importante il lavoro di Luciano Violante del 92-93, perché quel lavoro, che ancora oggi è una pietra miliare nella rappresentazione, nell'approfondimento di che cosa diavolo significhi il rapporto tra mafia e politica, tra mafia e Stato sostanzialmente, rimane ancora oggi un punto di riferimento, quella relazione approvata nel 93 dimostra che volendo si può e che se dunque non si fa è perché non si vuole, non perché non si può, e questo dal punto di vista politico. Sì. L'ultima cosa che dico, almeno in questa battuta, io ho motivi personali cogenti per verificare la mia esperienza politica su questo terreno, che è un terreno scomodo, che è un terreno per molti versi inopportuno, che è un terreno che non paga in termini di consenso, eccetera, eccetera, eccetera. Però ritengo che ogni persona, e quindi ogni persona che si mette a fare politica, debba decidere col massimo della trasparenza e dell'onestà su quali questioni misura se stessa e su quali questioni misura la propria missione politica. Se io oggi sono in Parlamento, ci sono per quel percorso. Io non ho neanche la tessera del Partito Democratico. Era Natale del 2012 quando il Partito Democratico, per una serie di motivi, decise che andava bene candidare qualcuno che arrivasse da Libera, non Davide Mattiello, qualcuno che arrivasse da Libera e che rappresentasse non Libera,
che Libera non ha rappresentanti politici e in politica, ma che rappresentasse quelle sensibilità, quelle competenze. Libera chiede a me e io accetto quella proposta. Così io arrivo in Parlamento, con questo mandato, senza vincolo di mandato, ma con questa missione e per questo motivo. Dicevo, ho delle ragioni molto personali e chiudo su questo, almeno dandone una testimonianza, proprio perché se non ci vediamo qui, ci vediamo in cascina caccia, che si chiama caccia, sapete perché, e quindi questi poi sono i nodi che poi ti spingono anche a resistere in situazioni tutt'altro che simpatiche e piacevoli. Il 5 agosto del 1989, a Villa Grazia di Carini, vicino a Palermo, due killer almeno entrano nel giardino di una piccola villetta e sparano a sangue freddo su un giovane siciliano, Nino Agostino, un giovane poliziotto. In quel momento accanto a lui c'è sua moglie, Ida, che è al quinto mese di gravidanza. Ida fa tempo a girarsi, a guardare la persona che sta sparando suo marito e grida: "Io so chi sei". Sono le sue ultime parole, perché quell'uomo le spara al cuore. Il padre, Vincenzo Agostino, corre fuori di casa e raccoglie in fin di vita il figlio e la moglie del figlio. Quell'uomo, Vincenzo Agostino, dal 5 agosto 1989 non si taglia più la barba. Lui ha detto allora: "Io mi taglierò la barba quando lo Stato mi dirà che ha ammazzato mio figlio". Non se l'è più tagliata dal 1989. E quell'omone anziano, ormai con gravi problemi di salute, che forse qualcuno ha visto in televisione, in qualche foto, con quella barba lunga, bianca, con una dignità gigantesca, lui e sua moglie Augusta e gli altri figli sopravvissuti a quell'eccidio. 5 agosto 1989, quando si celebra il funerale di Nino Agostino, al funerale inaspettato arriva Giovanni Falcone. Giovanni Falcone, rivolgendosi alla mamma e al papà di Nino, poliziotto, pronuncia questa frase: "A quel ragazzo io devo la mia vita". A partire dalla frase di Falcone, da questo omicidio di Nino Agostino, si sviluppa un pezzo di tutta questa storia. Quale pezzo? Bisogna fare un passo indietro. 5 agosto è quando ammazzano Nino. Si fa un passo indietro, si arriva al 20 giugno 1989, poco prima. 20 giugno 1989 è già una data famosa, è il fallito attentato contro Giovanni Falcone alla Daura, quando c'è il borsone carico di tritolo che o non viene fatto esplodere o non riesce ad esplodere, insomma, quel tentativo fallisce. La storia ci dice che sul luogo di quell'attentato, o per caso o perché stessero seguendo una pista a protezione di Giovanni Falcone, ci sono due giovani poliziotti che arrivano dal mare. Sono Nino Agostino ed Emanuele Piazza. Emanuele Piazza è un giovane collega di Nino che stava collaborando con i servizi italiani. Noi sappiamo che Nino ed Emanuele Piazza sono sul luogo del tentato attentato, il 20 giugno. Il 5 agosto ammazzano Nino. Ida, la moglie, che non conosceva i mafiosi, ma conosceva i colleghi di Nino, mentre sparano Nino grida: "Io so chi sei", e l'ammazzano per questo. Passano pochi mesi, agosto 1989, passano pochi mesi, siamo nel marzo del 1990, Emanuele Piazza, il collega di Nino, viene sequestrato, torturato e soffocato, non ne parla nessuno. Emanuele Piazza viene ucciso pochi mesi dopo Nino Agostino, non ne parla quasi nessuno, è una memoria quasi rimossa. Allora, questi due giovani poliziotti presenti alla Daura
Giovanni Falcone che dice a questo ragazzo che nell'arco di pochi mesi vengono uccisi. Ora io non entro più di così nel merito di questa vicenda, per carità. Segnalo questa vicenda per dire che chi come me, ognuno poi col proprio percorso personale, io ho avuto il mio, ci sono uomini e donne delle forze dell'ordine, ci sono magistrati, chi ha incrociato la propria vita con la vita di questi sopravvissuti e quindi con la memoria di queste vittime, non si dà pace, non si dà pace. Non si dà pace perché da lì in avanti si snodano tutti quei fatti, i più noti dei quali sono patrimonio condiviso, ma c'è tanto, c'è proprio tanto, e finisco davvero, abbiate pazienza, si intrecciano due bisogni, due esigenze, da un lato quella umana, umanissima, civile, di ristabilire un minimo di giustizia nei confronti di chi è stato ammazzato e di chi è sopravvissuto a quel dolore. Quell'uomo, io spero che prima di morire si tagli la barba, che non debba morire con quella barba così lunga, perché sarebbe una sconfitta per lui e per tutti noi. Quindi basterebbe questo. C'è un bisogno di non dimenticare, c'è un bisogno di giustizia per chi è morto e per chi sopravvive inzuppato di quel dolore. Però c'è anche un'altra esigenza che io avverto forte in me adesso, soprattutto che sto in Parlamento, in Commissione Antimafia. E l'esigenza è quella di comprendere quanto di quel passato non sia passato affatto. L'esigenza è quella di comprendere quanto di ciò che è successo allora tra il 1989 e il 1994 abbia segnato profondamente l'organizzazione del potere, dei poteri in questo paese, quanto abbia condizionato e continui a condizionare, e quanto la nostra democrazia, difetti di libertà e quindi di capacità emancipante, perché paga ancora pegno agli equilibri che in quegli anni si sono consolidati attraverso il sangue e i patti scellerati che su quel sangue si sono conclusi. Questa è la questione. Basterebbe la prima per non darsi pace. Però francamente c'è anche la seconda. E si ha tante volte, e più studio e più in Commissione Antimafia approfondisco e approfondiamo, e si ha la sensazione che un certo modo di fare, che per carità non comincia col 92, siamo tutti sufficientemente consapevoli della storia del nostro paese per sapere che le radici di questo modo di esercitare il potere sono radici profonde, non comincia tutto nel 92, però nella storia di ogni paese ci sono momenti e momenti, ci sono svolte, ci sono bivi più significativi di altri. Sono molto legato ad una frase di Danilo Dolci, perché sono molto legato a Danilo Dolci, quindi sono molto legato ad una sua frase, che è suggestiva per quello che valgono gli aforismi, insomma. La prima repubblica nasce a Portella della Ginestra, la seconda repubblica nasce a Capaci. Ci sono momenti e momenti nella storia di un paese. Ecco, quanto di quel modo di fare, quanto di quegli equilibri siano ancora oggi, se non decisivi, comunque pesanti, determinanti, soprattutto in alcuni momenti, e quanto questo pesi nella vita del nostro paese, ecco, io credo che varrebbe la pena approfondirlo, scoprirlo, dirlo. Io continuo a pensare, non lo dico con enfasi retorica, sono proprio convinto che un popolo che si dica la verità è un popolo che cresce meglio, un popolo che si abitui più o meno consapevolmente alla rimozione della verità. E quale legalità? Quale legalità? E poi facciamo i convegni, e poi facciamo un sacco di cose, ma quale cultura della legalità se hai
la sensazione, talvolta anche poco formalizzata, è più un odore che avverti nell'aria, che tanto poi le cose vanno così in questo paese. E allora poi come si fa? Ecco, almeno per queste ragioni sono uno di quelli che non si dà pace e sono uno di quelli che misurerà il proprio destino politico su queste questioni, per cui sono moderatamente soddisfatto per il lavoro che stiamo facendo. Dico moderatamente perché in politica essere proprio entusiasti mai. Sono moderatamente soddisfatto per molto del lavoro che abbiamo fatto in questi 2 anni e mezzo, ecco perché ho voluto cominciare, adesso concludo facendo riferimento alla riforma del codice antimafia, per carità, mi aiuta e quindi lo condivido con voi, mantenere il senso della realtà e capire che non è tutto come vorremmo, ma ci sono cose che vanno per il verso giusto e che vale la pena quindi continuare a spingere. Certo, con quella riserva mentale, con quel pregiudizio preoccupato, per cui anche quando fai qualcosa di buono, se lo cali e quando lo cali dentro questa zuppa, per alcuni versi mefitica, rischia di andare a male anche il buono che hai costruito, perché lo cali in un ambiente che non va bene, non va bene, non va bene. Ed ecco perché... ma questo davvero lo evoco soltanto, non lo approfondisco, a meno che poi non vi interessi, ma è scritto nel libro, ecco perché da quando sono in Commissione parlamentare antimafia, oltre a non darmi pace per quelle vicende, poi se volete vi racconto i dolori del giovane Werther e a che punto siamo con questo tentativo, ho cercato anche insieme alla Commissione, ma poi personalmente, perché poi nella vita ognuno sceglie i tasti sui quali insistere, di fare attenzione ad alcune situazioni attuali, attualissime, che quindi non c'entrano almeno direttamente o almeno apparentemente con Nino Agostino, con Giovanni Falcone, con Paolo Borsellino, con gli agenti di scorta, con la famiglia Nencioni, con Dario Capolicchio e tutti gli altri massacrati in quegli anni, che riguarda invece il nostro stringente presente, perché ci sono alcune cose che stanno succedendo nel nostro presente che per le modalità con le quali succedono ti fanno accendere quelle lampadine e ti fanno dire ma vuoi vedere che quel modo di fare, di mettersi d'accordo, di curare affari non è finito affatto, non è finito affatto. Io da 2 anni a questa parte ormai, e la cosa mi è già costata una serie di antipatiche reazioni a tutti i livelli, mi sono incaponito su una storia, ma per il suo valore simbolico ed evocativo, che riguarda il presente, presentissimo, la ostentata latitanza a Dubai del già parlamentare Amedeo Mataceno. Lo dico con terzietà, insomma, lo dico come un medico che guarda un corpo malato e dice... Quindi, insomma, Amedeo Mataceno condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa perché giudicato in affari con i De Stefani e Rosmini tra le principali famiglie andranghetiste di Reggio Calabria, tra le principali famiglie andranghetiste, punto. Condannato in via definitiva dall'agosto del 2013 sta a Dubai e non c'è verso di farlo tornare in Italia. Se vorrete, per come io potrò, vi racconterò qualcosa di questa vicenda, ma non per entrare nel merito della vicenda processuale penale di Amedeo Mataceno, per carità, non è il caso, non è qui, non è ora, ma per analizzare il contesto. Comunque, per finire questa mia condivisione, quando ho cominciato ad occuparmi di questa vicenda, tra gli Emirati Arabi e l'Italia non esisteva nemmeno il trattato di cooperazione giudiziaria e di estradizione, nonostante che gli Emirati Arabi siano tra i principali partner economici dell'Italia. Credo, soprattutto in questa sede, un esempio su tutti, il salvataggio di Alitalia attraverso Etihad, che oggi è presieduto da Luca Cordero di Montezemolo. Quindi è evidente che
Emirati Arabi e Italia non sono esattamente paesi distanti ed estranei l'uno all'altro. Ebbene, tra questi due paesi manca il trattato di cooperazione giudiziaria e di estradizione. In questi due anni di lavoro in cui si spinge, si dice, si fa, poi si aspetta, poi si patisce, eccetera, 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 vi racconto una chicca per concludere davvero, il governo italiano ha sbloccato la situazione e devo dare atto a questo governo e al ministro Orlando in particolare che il 16 di settembre, appena trascorso quindi, il governo italiano e quello emiratino hanno firmato il trattato di cooperazione giudiziaria e di estradizione. Sappiamo che la firma del trattato vuol dire ancora poco o niente, perché i trattati vanno poi ratificati, almeno nel caso italiano. Diciamo che l'ordinamento pubblicistico degli Emirati Arabi è un'altra storia, però noi dobbiamo ratificare in Parlamento. Noi in Parlamento stiamo ratificando trattati del 2004, del 2005, quindi se tanto mi dà tanto potremmo riaverlo per la pensione, Amedeo Mataceni. E tutti gli altri, perché quando lo scorso anno ho fatto visita all'ambasciatore emiratino a Roma, che mi ha accolto in questa meravigliosa villa sulle colline romane offrendomi datteri e chiedendomi: ma voi Mattiello quanti siete? Perché la mia famiglia siamo in 5.000, voi quanti siete così a span? E io ho detto, ma non so, dei parenti a Pordenone, qualcuno a Codroipo, perché sono veneto e friulano di origine. L'ambasciatore emiratino mi ha detto: ma onorevole Mattiello, ma noi siamo pieni di latitanti italiani, ma noi lo sappiamo, noi ci abbiamo andranghettisti, camorristi, quando è che vi venite a prendere? Eccetera, 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 si scoprono cose meravigliose. Adesso spero e speriamo, fortunatamente non sono solo, spero e speriamo che il trattato di cooperazione giudiziaria venga ratificato dal Parlamento italiano quanto prima, in modo tale da risolvere alcune delle latitanze più significative, insomma, di cui gli Emirati ci hanno resi edotti. Alcune di queste peraltro sono sulle cronache dei giornali proprio in questi giorni, ma non mi voglio allungare oltremodo. Quindi mi fermerei qui per adesso, poi se ci sono domande approfondisco per come so. Ecco, grazie. Grazie Davide per questo spaccato, anche per questa lezione di storia contemporanea che tu ci fai. Senti, posso farti una domanda, ma molto personale. Come un sabaudo come te riesce a lavorare in un ambiente come quello romano? Come sei riuscito ad avere dei risultati in un ambiente tanto diverso da quello torinese, dal modo che abbiamo noi di affrontare tante questioni? Io non ho mai fatto politica a Torino, quindi non so quanto sia diverso l'ambiente torinese dall'ambiente romano facendo politica. Io facevo altro qua a Torino e quindi non mi avventurerei in classifiche come ha fatto recentemente l'amico Raffaele Cantone su quale debba essere la capitale morale di questo paese. Ci vuole tanta pazienza, ci vuole determinazione, ci vuole capacità di sopportazione, ma sono tutte cose banali che credo chiunque di voi faccia, non solo politica, ma qualunque cosa ha messo in conto e sa bene. Qualcosa è stato possibile fare, molte altre cose non sono state possibili. Ad oggi, per esempio, ciò di cui vi ho parlato è completamente fermo. È completamente fermo e questo per me è un dispiacere grande. È un dispiacere grande anche perché uno degli argomenti che si usa, che è un argomento apparentemente invalicabile, in realtà valicabilissimo se si fa il ragionamento che vi proponevo prima, l'argomento che si usa è che ci sono i processi aperti. E visto che ci sono i processi aperti, ed è vero che ci sono ancora dei processi aperti, e che processi? E visto che ci sono i processi aperti, la politica non deve interferire. E sono due verità
ma c'è un problema di logica, sono due verità che non costruiscono un ragionamento, e talvolta chi in maniera un po' sofisticata usa questi argomenti accosta, ma non c'è una causalità. È vero che ci sono i processi aperti, è vero che la politica non deve interferire con i processi, non è vero che manchi uno spazio lì in mezzo dentro il quale la politica potrebbe, dovrebbe svolgere un ruolo chiarificatore, perché soltanto la politica e la Commissione parlamentare antimafia, avendo quel potere di accesso alle informazioni, può restituire una rappresentazione non finale, ma una rappresentazione di quello che è successo e sta succedendo. Io sono convinto che se noi facessimo questo esercizio, e non vogliamo farlo, non che non si possa, se noi facessimo questo esercizio, noi con pochi tratti di penna partiremmo da Reggio Calabria, passeremmo per Roma, Milano, Torino, il ponente ligure, Imperia Ventimiglia, e poi andremmo giù a Trapani. Perché quando si parla del latitante celeberrimo Matteo Messina Denaro, ecco, si può ricostruire tutto in un modo o in un altro. Basta leggere le carte processuali senza voler anticipare le sentenze, ricostruendo semplicemente i rapporti, poi le responsabilità. Se Tizio ha sparato Caio, deve dire il giudice penale, ma che Tizio e Caio si conoscano lo posso dire anch'io. Poi se ha sparato lo deve dire il giudice penale. Ma ricostruire questa rete, quando nell'agosto, luglio, agosto, settembre 2013, la DDA di Palermo, segretamente all'inizio, poi è finito tutto sui giornali, perché questo è un paese ricco di sorprese e colpi di scena, quando in quel periodo segretamente la DDA di Palermo ascolta nel carcere di Opera Totò Riina, Totò Riina che sta in carcere al 41 bis dal gennaio del 1993, eppure è ancora interessante ascoltarlo di nascosto, 2013, 20 anni dopo, questo sta al 41 bis da 20 anni, e 41 bis vuol dire isolamento dal mondo esterno, che non devi sapere, non puoi comunicare, perché la forza delle mafie sta in questa rete di rapporti. Eppure la DDA di Palermo considera ancora interessante ascoltare con delle microspie Totò Riina che passeggia nel cortiletto interno del carcere di Opera con la sua dama di compagnia, che è un boss della Sacra Corona Unita pugliese che si chiama Lo Russo, e di Lo Russo non vi parlo questa sera, ma Totò Riina dice tante cose passeggiando con la sua dama di compagnia, si chiama così in gergo tecnico, perché sì, perché anche se stai al 41 bis sei un essere umano, hai il sacrosanto diritto di sgranchirti le gambe e di parlare con un altro essere umano, perché sennò è tortura, questa cosa non si può fare, il 41 bis ha una funzione, non altre funzioni, e colpisce che questo Totò Riina, che sta al 41 bis da 20 anni, parli di Matteo Messina Denaro, è arrabbiato con Matteo Messina Denaro, è più arrabbiato con Nino Di Matteo, che vuole far saltare, vuole fargli fare la fine del tonno, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo nell'estate del 2013, ma è arrabbiato anche con Matteo Messina Denaro. Perché è arrabbiato? Perché questo qua sta fuori e dovrebbe preoccuparsi un po' di più di chi sta dentro. E invece dice Totò Riina, questo è magnifico ed inquietante, dice Riina, quello si occupa solo dei pali della luce, quello è Messina Denaro, questo è Totò Riina, 41 bis da 20 anni, quello si occupa solo dei pali della luce. Nel gergo di Totò Riina, che cosa sono i pali della luce? Sono i pali dell'eolico, e Totò Riina non sa dire l'eolico, eccetera, li chiama pali della luce, è l'eolico, perché è già provato negli atti giudiziari. Ma come fa a saperlo Totò Riina, che sta al 41 bis da 20 anni, che la mafia trapanese guidata da Matteo Messina Denaro ha investito nella green economy e ha fatto grandi investimenti nell'eolico, eccetera?
e non vi racconto, anche qui poi mi fermo perché poi mi faccio prendere, abbiate pazienza, scusatemi, ma sono rare le occasioni in cui posso condividere, sono rare queste occasioni, e finisco, scusate, l'ultimo elemento di questo passaggio per dirvi quanto ci siano segnali inquietanti solo a voler seguire il puzzle. Quest'estate, quindi estate 2015, siamo primi giorni di agosto, un magistrato della DDA di Palermo, uno dei magistrati sicuramente più esperti, senza fare torto agli altri, sicuramente tra i più stimati, che è Teresa Principato. La dottoressa Principato è quella che da più tempo si sta occupando della latitanza di Messina Denaro, imprendibile da 20 anni, eccetera eccetera. La dottoressa Principato viene intervistata e dice una cosa sconvolgente che avrebbe dovuto far saltare sulle sedie non mezzo mondo politico, tutto il mondo politico. Invece non ho avvertito, sarà che era agosto, e quindi Teresa Principato, quindi non altre persone con altri ruoli istituzionali del tutto rispettabili e legittimi, ma Teresa Principato dice al giornalista: guardi, noi Matteo Messina Denaro non riusciamo a prenderlo perché è protetto in alto. Noi non riusciamo a prenderlo perché ha delle protezioni in alto loco. Abbia pazienza, cara giornalista. È così. Sì, però siamo nel 2015 e questa è un'affermazione di un magistrato rispetto alla quale affermazione nessuno ha storto il naso, il CSM non ha aperto un procedimento disciplinare contro Teresa Principato per dire ma quella si è ammattita. No, lei sapeva perfettamente cosa stava dicendo, l'ha detto e non è successo nulla. Ora, scusatemi, ma questo è il dispiacere di invitare un membro della Commissione Antimafia che si occupa di queste cose, quindi spero di non offendere la sensibilità di nessuno con le cose che dico, perché le dico davvero con molto rispetto, perché ce n'è una caterva di cose da raccontare, ce n'è per tutti i gusti e per tutti i colori, quindi io sto seguendo un filone, abbiate pazienza se faccio certi nomi, ma non sono qui a fare della filosofia, e quindi il giornalista incalza Teresa Principato, che ha già detto una cosa molto grave, e fa a Teresa Principato un'altra domanda, dice: ma scusi, ma per caso il senatore D'Alì c'entra con questa rete di protezioni? Risposta della Principato: certo, il senatore D'Alì è un nodo di questa rete di protezioni. Non il già senatore D'Alì, il senatore D'Alì, attualmente sotto processo per concorso esterno in associazione mafiosa in appello, è stato assolto con prescrizione, quella formula che venne usata per Andreotti, no? Prescritto, assolto. Il primo grado è andato assolto e prescritto, cioè prescritto per i fatti fino al 1994, assolto per i successivi anni. La Procura Generale di Palermo ha costruito l'appello che si sta celebrando. Di nuovo, ecco, vedi, il politico si ferma qui. Io non lo so come andrà questo processo. Mi auguro bene per il senatore D'Alì, davvero me lo auguro, perché ritrovarci con un altro uomo delle istituzioni condannato per concorso esterno, interno, è un danno per tutti, un danno per il paese. Io auguro al senatore D'Alì di uscirne pulito e immacolato, ma il dato politico è un altro. Che tu hai un membro autorevole della DDA di Palermo che fa queste affermazioni nell'agosto del 2015 e non succede niente. E a parte il deputato Davide Mattiello, che si onora di essere socio onorario, ma non lo dico per vantarmi, lo dico anzi per denunciare la mia debolezza, l'isolamento e la fatica. Io lavoro da anni con i trapanesi, noi siamo molto legati a quel contesto, perché così come ci onoriamo della memoria del torinese Bruno Caccia, non dimentichiamo quell'altro strano torinese che fu Mauro Rostagno, che venne ammazzato nell'88 a Trapani, ad Erice. C'è un lavoro che va avanti da molti anni, e quindi io prendo la parola nell'agosto del 2015, poi ancora nel settembre, dicendo: ma scusate, ma niente, ma
andiamo a Trapani, sentiamo i magistrati. Niente. Si fa fatica, ecco, si fa fatica, quindi se la domanda è si fa fatica e si... si lascia legato questo fazzoletto al dito, quantomeno per non dimenticarsi le domande. Poi le risposte sono decisamente di là da venire, ma almeno le domande non le si dimentica. Due domande e una curiosità. La prima domanda in realtà dal tuo intervento iniziale, poi da questa risposta in realtà è quasi retorica, ma te la pongo lo stesso. Nonostante gli indubbi successi ottenuti nella lotta alle mafie, diciamo questo termine al plurale, mi sembra di cogliere da diversi passaggi dei tuoi interventi come le mafie non siano in crisi, che sentiamo sugli organi di stampa, sui quotidiani, celebrare i successi oggettivi, perché in termini di confische, in termini di catture latitanti, ma mi sembra di cogliere che, come dire, il sistema relazionale di connivenza, eccetera, magari si è evoluto, si è trasformato, ma di base rimane. La seconda riguarda, e prendo spunto dalla, come dire, vicenda recentissima a Palermo, che riguarda il sistema di gestione dei beni confiscati. E quindi ho letto sui quotidiani che c'è una riflessione in corso sulla riforma del sistema, e quindi se potevi così darci qualche indicazione in merito. E fra l'altro avevo letto i risultati di un'inchiesta, ossia che una percentuale molto elevata, parliamo delle imprese confiscate, purtroppo dopo un anno o due falliscono, questa è una realtà effettivamente. E poi la curiosità del caso Matacena, perché avevo letto qualche mese fa, però non mi ero focalizzato, come dire, sulla fattispecie, quindi la rappresento come la ricordo, che Matacena ha intervistato, evidente, quindi giustamente parli della scandalosa latitanza, intervistato e ha detto: devo ancora rimanere qui a Dubai un anno e mezzo o due, nel senso di arrivare a superare la metà del termine della condanna e poi, come dire, gli effetti vengono meno, però se su questo magari hai qualche indicazione. Grazie. Non so se c'è ancora considerazioni o domande, poi così chiudiamo, perché non vorrei... Io posso andare avanti anche per 12 ore su queste cose, però non voglio abusare della vostra pazienza e ospitalità. Allora, sulla prima questione, sulla evoluzione del rapporto tra mafia e politica, le mafie nel nostro... Sì, diciamo che la materia ha avuto una certa evoluzione. Per cercare di non dilungarmi, credo che per tutti quanti noi un punto di snodo e un punto di riflessione importanti siano rappresentati dalla cosiddetta inchiesta di Mafia Capitale e da ciò che ha detto Pignatone, cercando anche qui di non precipitare nella cronaca, e ancora vi chiedo scusa se talvolta precipito nella cronaca, ma è per dare sostanza, perché sennò sembra di fare della filosofia. Sembra passato tanto tempo, e invece non è passato nemmeno un anno, perché era il 2 dicembre del 2014 quando partiva l'operazione Mafia Capitale. Sapete che sta cominciando il dibattimento. Noi l'11 dicembre del 2014 invitiamo Pignatone in commissione antimafia per capire cosa diavolo stesse succedendo e per capire se questa cosiddetta Mafia Capitale fosse mafia per come la si poteva intendere la mafia, pensando a Cosa Nostra, pensando alla Stidda, pensando all'Andrangheta, pensando alla Camorra, pensando alla Sacra Corona Unita. E Pignatone,
che ha un percorso professionale straordinario, perché Pignatone, voi lo sapete, arriva a Roma dopo essere stato a Reggio Calabria e prima a Palermo, quindi Pignatone arriva a Roma avendo affrontato la mafia, diciamo con la M maiuscola, la mafia 24 carati, la mafia storica e tradizionale, Cosa Nostra 'Ndrangheta. Arriva a Roma, in capo a un anno, poco più, scatta questa grande operazione. E Pignatone ci dice, guardate, questa organizzazione che noi abbiamo aggredito e che fa riferimento a Buzzi e Carminati, secondo l'ipotesi della procura, poi i giudici dovranno dire se questa ipotesi è sufficientemente corroborata da prove, ma faccio presente che intanto i giudici, non i procuratori, i giudici che si sono trovati fino a qui a dover decidere sulle misure cautelari hanno confermato fino a qui già in Cassazione l'impianto accusatorio di Pignatone e della Procura di Roma, perché altrimenti li avrebbero scarcerati o non avrebbero confermato il 41 bis. Il fatto che il Tribunale della Libertà e la Cassazione abbiano confermato quelle misure cautelari con quella gravità intanto lascia ipotizzare che l'impianto accusatorio della Procura Romana sia solido. E Pignatone che cosa ci viene a dire? Ci viene a dire, guardate, questa organizzazione è un'organizzazione mafiosa ed è mafiosa secondo il 416 bis, anche se non è mafiosa nel senso di Cosa Nostra dell''Ndrangheta o della Camorra, cioè non è mafiosa nel senso che abbia il controllo militare permanente del territorio su cui insiste. Caratteristica questa, quella del controllo militare permanente del territorio su cui insiste, che chi studia e affronta il fenomeno delle mafie è abituato a riconoscere all'organizzazione mafiosa come caratteristica fondativa. Sei mafia se controlli il territorio in maniera militare. Perché sei parastato, sei altro stato, sei un'autorità di polizia, allora sei mafia. E Pignatone ci viene a dire, guardate, questi non avevano il controllo territoriale di Roma. Roma è troppo grande, a Roma ci sono tutte le mafie, a Roma ci sono i camorristi, a Roma ci sono gli 'ndranghetisti, a Roma ci sono i mafiosi siciliani, a Roma ci sono tutti, ci sono i Casamonica, eccetera, eccetera, eccetera. No, a Roma ci sono tutti, nessuno controlla la città. Questi, nell'ipotesi accusatoria della procura, controllano uno spicchio di relazioni sociali. Ed è molto interessante perché effettivamente il 416 bis, bontà e intelligenza politica di coloro che vollero quell'articolo, e vi prego, poi prometto non aprirò più parentesi, ma se il 416 bis si chiama bis, e perché lo abbiamo aspettato fino al 1982, perché prima dell'82 nel nostro codice penale non esisteva un articolo dedicato a quella particolare organizzazione criminale che è l'organizzazione criminale mafiosa, che ha una sua specificità rilevante sul piano giudiziario, non solo sul piano culturale o della fenomenologia criminale. Ma abbiamo dovuto aspettare l'82. Ecco perché si chiama bis. Vi prego, fa ancora parte della parentesi, quindi me lo posso concedere, se vi appassiona la materia e se vi piace navigare sul web, ricordatevi questo nome, Giovalacchi. Giovalacchi, se lo ricorda. Giovalacchi, guardate, è una roba, ma è una roba vera. Giovalacchi è un italo-americano, mafioso americano, che viene sentito dalla commissione, siamo nel 63, siamo nel 63, 1963, viene sentito dalla commissione d'inchiesta del congresso americano sulla mafia negli Stati Uniti, siamo nel 63, tutto filmato come sanno fare gli americani, primi anni 60, quindi sono anche documenti video straordinari, quest'uomo italo-americano che si esprime in un inglese stentato, ma e chi guida la commissione d'inchiesta americana nel 63 chiede a Giovalacchi, scusate, chiede a Giovalacchi, ma abbia pazienza,
ma l'organizzazione della quale lei fa parte, come si chiama? 1963, Stati Uniti. Lui dice Cosa Nostra. Cosa Nostra. È vergognoso. Vergognoso. Fa venire i brividi. 20 anni dopo, 82, ma soltanto perché avevano ammazzato Pio La Torre, avevano ammazzato Carlo Alberto Dalla Chiesa, avevano ammazzato Pier Santi Mattarello, 80-82, allora mettiamo il 416 bis, allora mettiamo le misure di prevenzione patrimoniali nel codice penale, perché pure queste, che è la terza domanda che mi hai fatto, figurati prima che arrivo alla seconda, anche le misure di prevenzione patrimoniali sono solo dell'82, quando inseriamo il 416 bis, dopo quella carneficina. Ma che la mafia esistesse e che fosse un'organizzazione criminale tutta speciale e che quella siciliana avesse un nome proprio, Cosa Nostra, ma lo sapevano da decenni. Ecco, quando sai queste cose e ti ritrovi a far politica in questo paese, puoi decidere di dimenticartele oppure non ti dai pace. Allora Pignatone ci mette davanti la verità, quella verità che soltanto l'ignoranza ti fa perdere di vista, e cioè ci dice: ma guardate che il 416 bis, ero partito di lì, il 416 bis lo scrissero molto intelligentemente nell'82, perché voi andatevelo a leggere il 416 bis, che descrive la mafia come speciale forma di criminalità organizzata. Dove c'è scritto che deve controllare il territorio? Non c'è scritto da nessuna parte. Qual è la definizione intelligentissima, profetica? Qual è la definizione che c'è nel 416 bis? Che cos'è mafia per il nostro codice penale? Non per i trattati di sociologia criminale, per il codice penale, 3 righe. Che cos'è mafia? La costruzione sintattica del 416 bis è molto curiosa. Sono mafiosi coloro che appartengono a quell'associazione che, attenzione, questo è il cuore del 416 bis, che si avvale della forza intimidatrice del vincolo associativo che genera omertà e assoggettamento per compiere i crimini. Quindi è mafiosa quella particolare associazione criminale che per delinquere non controlla il territorio, non usa le pistole e le armi, poi se ci sono le armi ci sono gli aggravanti. La forza intimidatrice del vincolo associativo che genera omertà e assoggettamento, questa è la mafia. La mafia è il vincolo associativo che è talmente forte da generare una forza intimidatoria, cioè tu mi ubbidisci senza che io ti debba torcere manco un capello. Questa è la mafia. E allora Pignatone viene da noi l'11 dicembre del 2015 e ci dice: ma scusate, a me il codice penale mi dice questo, mica mi dice che devono trafficare in droga, mica mi dice che devono usare il Kalashnikov, mica mi dice che devono fare i cancelli nei vicoli come fanno a Napoli in certi quartieri per chiudere le strade. Il codice penale mica mi dice queste cose qua. Il codice penale mi dice che mafia, quell'associazione di criminali che per delinquere usano la forza intimidatrice del vincolo associativo che genera soggettamento. Guardate che quando io, Pignatone, osservo il modo di comportarsi di Buzzi, Carminati e Sodali, è questo che osservo. Un vincolo associativo che genera una forza intimidatrice per cui la gente ubbidisce. Ed ecco perché il primo figlio legittimo della forza intimidatrice è la corruzione. Ma è sempre stato così per i mafiosi. Devi proprio essere ignorante per non saperlo e non capirlo. I mafiosi
hanno sempre avuto nel loro DNA prima la corruzione, cioè prima ti compro, prima ti porto dentro, perché una volta che sei dentro e sei corrotto, sei mio, mi ubbidisci. Per i mafiosi l'uso della violenza, intesa come colpo di pistola e tritolo, è sempre stata l'estrema ratio, anzi, è sempre stata concepita come punto di fallimento del proprio potere. Ma come si fa a pensare che la mafia sia forte quando spara o uccide magistrati e invece sia debole quando non spara? Perché non spara? Non hai capito niente! La mafia quando spara è perché ha bisogno di ribadire un potere che diversamente non riesce più ad affermare, è venuto meno quel vincolo associativo che genera la forza intimidatrice. Abbiate pazienza, scusate, poi mi taccio e rientro in me stesso e mi sedo. No, ma abbiate pazienza, ognuno ha un... scusate, abbiate pazienza. Il 1992, questo io tutte le volte che posso lo ricordo per dovere morale nei confronti di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e coloro che lavorarono con il 1992, che passa alla storia come l'anno delle stragi di Capace e Via D'Amelio, l'anno della guerra allo Stato da parte di Cosa Nostra, dei Corleonesi, è così che ce l'abbiamo in testa quel 1992, niente di più falso. Il 1992 comincia con la più importante vittoria dello Stato repubblicano su Cosa Nostra, perché il 1992, 30 gennaio, comincia con la sentenza di Cassazione che conferma tutte le sentenze di condanna volute e provocate dal maxi processo di Palermo cominciato nell'86 e istruito da Falcone e Borsellino. Anzi, la Cassazione il 30 gennaio 1992 riforma la sentenza di appello che era stata un po' più accomodante, confermando tutti gli ergastoli, è la prima volta nella storia repubblicana. Il 1992, passato alla storia, qualcuno mi chiedeva prima cosa io pensi di Suburro, di Gomorra come film, l'importanza dello storytelling. Noi godiamo ad avere una narrazione del male esaltata. Il 1992, certo, le stragi di Capace e Via D'Amelio, ma le stragi di Capace e Via D'Amelio e l'assassinio di Lima si capiscono solo se ti ricordi, e ricordi all'opinione pubblica, e ricordi alla politica italiana, e ricordi ai giovani italiani, che quel 1992 diventa l'anno delle stragi, perché Cosa Nostra è in ginocchio, perché Cosa Nostra ha perso, perché Cosa Nostra è stata decapitata dalle istituzioni democratiche di questo paese. Se tu non fai questo collegamento, fai un danno gigantesco a questo paese, perché fai la memoria degli eroi caduti, e gli eroi caduti servono a fare film e a fare libri, ma non aiuti a capire perché li hanno ammazzati. Cosa Nostra ha perso, gli ergastoli confermati, questi cominciano a mettere le bombe per rinegoziare con lo Stato, e il primo punto del negoziato era il 41 bis, cioè il carcere duro. Come fai? E poi veniva la riconsiderazione di quei processi e poi veniva il tema dell'ergastolo. Carcere duro, processi, ergastolo, collaboratori di giustizia, ma questa è un'altra storia, ci porta via tutta la notte, per carità. L'importanza della narrazione, di ciò che decidi di narrare. Vi prego, voi ricordate un film, una fiction su Falcone e Borsellino che oltre a commuoverci giustamente su quanto siano stati dilaniati dalla violenza mafiosa, ricordi all'opinione pubblica italiana che se ciò è successo perché quei magistrati nella metà degli anni Ottanta, e vi prego, e appunto, scusatemi, non è un caso, poi mi taccio, non è un caso che il maxi, cosiddetto maxi di Palermo cominci 84-86 tra istruzione e inizio del dibattimento, è perché nell'82 avevano fatto l'articolo.
Falcone e Borsellino e gli altri possono istruire il Maxi di Palermo, perché nell'82 mettiamo nel codice penale il 416 bis. Se no manco il Maxi potevano fare. Buscetta, eccetera, eccetera. Ma chi le ricorda queste cose? Chi le ricorda queste cose? E chi ricorda che il 9 agosto del 1991 venne ammazzato il giudice Scopelliti? Il giudice Scopelliti che doveva rappresentare l'accusa in Cassazione del Maxi, e lo ammazzano a Reggio Calabria, lui calabrese, lui che a Reggio Calabria andava senza scorte in giro perché si sentiva a casa sua, lo ammazzano a Reggio Calabria. Certo. E quindi Pignatone ci viene a dire, guardate che il 416 bis parla di forza intimidatrice del vincolo associativo. Buzzi e Carminati and Company per noi sono mafiosi, perché avevano costruito questo tipo di sistema, il cui primo figlio legittimo, solo per chiudere il ragionamento, è la corruzione, non certo la violenza, non certo la violenza. Il primo figlio legittimo del metodo mafioso è la corruzione. Sul secondo punto ho detto, quindi concludo, nel senso che dicevo già nella mia introduzione, che in quanto relatore di maggioranza proprio questa mattina abbiamo finito l'esame sulla riforma del codice antimafia e delle misure di prevenzione, quindi insomma, siate certi del fatto che non mi occupo solo dei fantasmi del nostro paese, ma mi occupo anche di dare un contributo alla riforma delle norme vigenti in questo paese. È vero che il 90% delle aziende sequestrate fallisce, è vero, e questo dato ha molte ragioni, state tranquilli, non le affronto tutte. Siamo convinti del fatto che la riforma che stiamo approvando darà un'opportunità in più alle aziende che vengono sequestrate per non fallire, almeno per un motivo, mi limito a questo, almeno per un motivo, e cioè che quando un'azienda viene sequestrata perché le si applica una misura di prevenzione patrimoniale e quindi si allontana da quell'azienda il presunto mafioso, il mondo delle misure di prevenzione è un mondo che andrebbe esplorato a parte, quell'azienda subisce un tracollo, ammesso che sia un'azienda vera e non soltanto una lavatrice di denaro sporco, e se è una lavatrice di denaro sporco deve fallire, e noi come Stato non dobbiamo metterci un euro per tenerla a galla in accanimento terapeutico, perché se quella è un'azienda incapace di stare sul mercato, usata soltanto per il riciclaggio, devi liquidarla, punto. E noi nella riforma prevediamo rigorosamente che se quella è un'azienda incapace di stare sul mercato deve essere liquidata, punto, basta. Ma se quella è un'azienda vera, capace di stare sul mercato, tu allontani il mafioso da quell'azienda, quell'azienda comunque va in depressione, perché un'azienda dentro cui opera la mafia è un'azienda che gode, ai noi, e di nuovo mi fa piacere dirlo qui, gode di un privilegio competitivo del tutto illecito. Perché se nella tua azienda c'è il mafioso, che è un mafioso che sa fare il mafioso, sia l'accesso al credito, sia il rapporto con i fornitori, sia l'apertura dei mercati, quindi la clientela, sfrutta quella forza intimidatrice, quella capacità persuasiva che si traduce prima in corruzione e convenienza, poi eventualmente in violenza, che fa la forza della mafia. Accesso al credito, banche, e quante volte ci è capitato di verificare che finché nell'azienda c'era il mafioso, c'erano linee di credito aperte. Azienda sequestrata, arriva lo Stato, linee di credito chiuse, il giorno dopo ti chiedono il rientro. E come fai? I fornitori si preoccupano, i clienti dicono: ma vado ancora lì, vuoi mica che faccio uno sgarro che poi... E allora quando tu sequestri l'azienda, questa azienda va in depressione naturalmente, un po' perché si chiude il credito, un po' perché i fornitori si preoccupano e vogliono rientrare dell'oro, un po' perché i clienti si allontanano, per paura, in certi casi, in certi contesti soprattutto, di fare uno sgarbo al mafioso.
E tu, questa azienda che ha dei lavoratori che non c'entrano niente col mafioso, devi fare qualcosa per salvarla. Perché sennò la morale della favola è evidente. E cioè, finisco solo la frase, e cioè che finché c'era il mafioso si lavorava, quando arriva lo Stato siamo tutti disoccupati. Questa è la morale della favola, soprattutto in Sicilia, in Calabria, in Campania. La scorsa settimana, giovedì scorso, ero a 15 vicino ad Avellino, dove da anni seguiamo 15, un paesino devastato da una faida, i Graziano, la famiglia principale di questa faida, confiscato una grande villa che è un bunker della famiglia Graziano, ma proprio un bunker, ci sono due file di mura, in cemento armato, una roba, confiscato in via definitiva, ci lavoriamo da 4 anni per avviare con enormi fatiche un maglificio, cioè tu confischi un immobile, non un'azienda, ma lo trasformi attraverso una cooperativa in un'azienda per portare il lavoro in un posto come quello. Giovedì scorso eravamo lì per l'inaugurazione dopo 4 anni di lavoro, la notte hanno preso a fucilate i cancelli, sono arrivati di notte a sparare contro i muri e le cancellate, la notte prima, e questi ragazzi della cooperativa si sono trovati, immaginateli, la sera prima dell'inaugurazione, e poi bontà loro hanno detto no, noi restiamo, apriamo il maglificio, vogliamo lavorare. Cioè, per dire che l'Italia è ancora questa e anche questa, ecco, e questi vanno aiutati, perché se invece il maglificio chiude, perché se invece, visto che sparano le fucilate, fanno così da quelle parti, visto che sparano le fucilate, nessuno vuole più andare lì, e quella roba diventa un rudere, un vuoto, non è più dei Graziano, ma non è neanche dello Stato, e quindi un po' hanno vinto i Graziani. Opporsi a questo stato di cose richiede sforzi, coraggio, un coraggio prudente, perché nessuno vuole fare l'eroe, perché gli eroi vanno bene per i libri ma sono morti, quindi ci vuole uno sforzo prudente, capace di stare in questo tipo di conflitto tra Stato, società, insieme, però è difficilissimo, difficilissimo. Scusami. No, hai già risposto. Bene. Rispetto ad Amedeo Matacena, vi suggerisco di parlare col suo avvocato. Qualche settimana fa ero a Reggio Calabria, nella sede del Consiglio regionale calabrese. Voi sapete che, voi lo sapete sicuramente, scusate, io non ce la faccio tacere, la Calabria è meravigliosa perché ha la giunta da una parte e il Consiglio regionale dall'altra. Io ero in consiglio regionale a presentare questo libro, dicendo più o meno le cose che ho detto questa sera. C'era un signore che mi guardava dal fondo della sala e io guardavo i miei ospiti, no, tranquillo. Poi alla fine dell'incontro questo signore mi si avvicina e si presenta e fa: guardi, onorevole Mattiello, sono proprio contento di conoscerla, io la seguo da molto tempo, sono l'avvocato di Matacena. E ci teniamo proprio, ma lei è proprio documentato, cioè lei le sa proprio le cose, guardi. Ecco, quindi se volete vi passo il contatto, così. Ma la moglie l'hanno estradata subito? No, ma la moglie era solo a Monte Carlo, è rientrata in Italia, c'è tutto il processo che sta andando avanti. No, mi ricordo che era Miss Speciale. No. Beh, certo. Vedremo il processo come va. Scusi, onorevole, secondo lei nella polizia italiana ci sono anche dei poliziotti a libro paga della mafia come in America? Sicuramente. No, ma è una risposta drammaticamente facile, nel senso che purtroppo le cronache ci restituiscono anche di questi episodi. E poi davvero buonanotte, mi scuso ancora e vi ringrazio. È un altro fronte prima di tutto. Scusatemi, così finisco. È un altro fronte prima di tutto culturale, vorrei addirittura dire psicologico, quello di non fare di tutta l'erba un fascio, pur prendendo coscienza quotidianamente di quanto ogni settore della società organizzata e anche di quella società organizzata particolarmente sedimentata che è lo Stato sia soggetta a queste malversazioni.
è una battaglia psicologica e culturale, lo sappiamo tutti, ce n'è ovunque, politica, istituzioni, forze dell'ordine, magistratura, quello che sta succedendo a Palermo. Di nuovo dico quello che ho detto poco fa del senatore D'Alì, io mi auguro che la dottoressa Saguto e i suoi collaboratori escano immacolati da questa inchiesta, me lo auguro cordialmente, perché il Tribunale Misure di Prevenzione di Palermo da solo gestisce oltre il 43% di tutte le misure di prevenzione del paese. Se le ipotesi accusatorie mosse dalla procura di Caltanissetta dovessero essere confermate, ma è un disastro per l'Italia. Il Tribunale di Palermo, la dottoressa Saguto che presiedeva la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, il 43% delle misure di prevenzione vuol dire miliardi di euro di valore, miliardi, non milioni, miliardi di euro in denaro contante, titoli, gioielli, ville, case, terreni, aziende, miliardi. Ma voi pensate il danno per il paese se dovesse essere confermata questa ipotesi accusatoria per la quale quello era un sodalizio di amici che si distribuivano gli incarichi e che tutti stavano zitti perché tutti erano pasciuti e soddisfatti. Ma tu pensa alla legalità, ma con che faccia vai a parlare di legalità? Quindi mi auguro che ne escano tutti puliti e immacolati. Ecco, lo sforzo psicologico e culturale è che noi sappiamo, come direbbe Pasolini, e sappiamo che questo è stato, come direbbe Primo Levi, e sappiamo che questo è il nostro stato. Non so chi l'ha detto, ma l'avrà detto qualcuno. Ecco, e nonostante il fatto che lo sai, continui combattendo quotidianamente sul piano psicologico la tentazione del cinismo, che è una tentazione formidabile, quella del cinismo che ti tutela, però ti allontana anche dalla capacità di coinvolgerti nelle situazioni e nelle storie. Io poi dedico molta parte del mio lavoro ai testimoni di giustizia, non ve ne parlo. Ti devi tutelare dalla tentazione del cinismo, ti devi tutelare dal rischio dell'ingenuità, e quindi sapendo cosa succede, sapendo che succede lì dove sei tu, e che succede e che coinvolge persone con le quali devi collaborare. Ma io non vi sto a dire quante volte noi abbiamo incontrato la dottoressa Saguto come massima esperta di misure di prevenzione in Italia e quante volte siamo stati con lei a Palermo e a Roma per essere istruiti da lei. Pensate cosa significa questo. Io spero che sia tutto falso, comunque insomma non così consistente da certificare questa ipotesi di reato così grave, davvero terribile. Eppure cerchi di andare avanti, ma tutto questo conferma, e ho finito davvero con la miglior nota di ottimismo che mi viene a questo punto della serata, ma tutto questo conferma dal mio punto di vista il bisogno di fare politica. Cioè tutto questo non fa che confermare che dentro quel conflitto ci devi stare, e che proprio le persone che ritengono di essere portatrici di una certa sensibilità, di una certa cultura, devono farsi carico di starci, ciascuna con la propria sensibilità politica, però bisogna farsi carico di quello spazio pubblico, bisogna farsene carico, perché tanto è anche questa banalità con la quale vi auguro la buonanotte, è una banalità, ma è proprio vero che il potere non ammette vuoti, e queste consorterie ex articolo 416 bis comunque si vestano, queste consorterie sono dotate di una spudoratezza tale che a loro dei nostri mal di pancia non gliene importa niente, che di quello che pensano i ben pensanti non gliene importa niente, se c'è un buco loro lo riempiono, c'è niente da fare.
Ed ecco perché è importante sforzarsi in maniera quanto più organizzata e consapevole di non lasciare buchi, di non lasciare vuoti, di contendere ogni centimetro, di stare dentro questo conflitto. Credo che ne valga la pena, per me ne vale la pena, perché sono legato a queste storie e queste storie non mi danno pace, e quindi fin tanto che starò in pubblico ci starò così e ci starò per questo, e poi faranno altri meglio di me. Grazie. È un bel libro, e comunque da speranza, c'è anche dalla chiesa, insomma, se non volete prendetelo, che così la casa editrice me ne fa fare un altro, se non vi fanno più scrivere niente. Grazie caro Davide per questo bellissimo e grande intervento. Speriamo di averti di nuovo nostro ospite a breve, senz'altro ci vedremo ai primi di luglio a Cascina Caccia. Per ora ti lasciamo il nostro segno, segno della nostra associazione, e ci auguriamo veramente di essere. Grazie.